Quando ti scrivono un abbraccione anche nei messaggi, mm. eh, devi un po' preoccuparti. Eh, sì, eh. No, volevo dire, sono io. Ti voglio veramente bene, mi hai sempre supportato. Anche gli, anche gli ascoltatori di Radio DJ che non ascoltano Fabio Fibra eh, non è che me ne frega tanto di voi eh. tanto <ride> quanto io ci tengo ad Albertino e Radio DJ grazie, grazie, bravo! Bravo, bravo. e mi ricordo se non c'entra un cazzo che so come nasce però, quando il primo anno che ero venuto a Milano e abitavo sì. in qualche periferia strana e mi hanno detto metti su Radio DJ che c'è Albertino che ha passato applausi per Fibra io non ci credevo era, era piccola la stanza. Mi lancio sullo stereo, che era già storia di DJ. Becco la tua voce proprio che l'uscita, la coda della presentazione. Eh, questo è Fabri Fibra, rap, nuovo rapper italiano. Esce contro. Io ero a casa emozionatissimo. Non te l'aspettavi, eh? No, perché lì sono entrato nel film. Capito? cioè Io ero da Senigallia che ti ascoltavo, poi sento la tua voce che parli di me. Ero entrato nel film. Senti, E tra l'altro, noi non ci eravamo mai conosciuti. E tu avevi fatto un pezzo dove dicevi una battuta su di me. <ride> Sta cosa gliela gliela fa... Tutta la vita gliela che faccio pesare. E eh no, eh no, perché mia figlia piccola eh, che hai, so, hai tornerà a galla Ha i suoi amici piccoli come lei che hanno scoperto Fabri Fibra. No? Ed è bellissimo. Diceva Paola l'altro giorno: questa cosa che loro vanno a ritroso. No? Loro ti conoscono per le canzoni di che adesso. Beh, per me è assurdo che mi ascoltino anche e anni, loro vanno E vanno a riascoltare tutte le robe vecchie. E ascoltando le robe vecchie, lui dice, Papi, ma Fabri ha fatto una canzone dove dice che ti vuole mettere sotto col motorino. Chi dice questo Lucia? Lucia detto Lu uh, Luci. Eh. Eh, erano i primi pezzi. Eh, ma era ironico. Io era capito... ironico, ma poi il rap non era così famoso. Io ho capito l'ironia. Eh. Cioè, me... <ride> poi... <ride> tu non eri ironico. <ride> tu ce l'avevi con me. <ride> <rincazzatissimo. ride> tu non eri ironico. Ma allora... Eri stronzo. Eri. Eh, ero preso male, avevo eh. capito che tanto non ce la facevo con il rap andava a lavorare da lì a poco, ho detto, ok, mi sparo le ultime cartucce <ride> e poi vado in fabbrica. Fatto eh, quindi, sta che io preso... l'ironia, l'ironia, è, è, è sempre stato uno dell elemento delle tue canzoni che io ho apprezzato molto <ride> e figurati se mi offendo per una stupidata Beh, così. Però dico una cosa seria: che fa strano, veramente che tutto torna nella vita. Eh. Cioè, io avevo fatto quella rima in un momento in cui Michi, lo sai. Cioè noi siamo provinciali. È vero, è vero. Quindi il sogno l'hai sempre seguito, ma non sai mai se ci arrivi. Allora... Anche è come un regista che arriva a fare grandi film, ma poi dicono: eh, però tu in passato hai fatto dei film anche violenti, non lo so. Eh, sì, però io ho fatto dei testi parecchio violenti perché il rap non era così famoso e non pensavamo neanche che sarebbe diventato così famoso. Quindi, adesso che il rap è famoso, vanno a beccare i primi testi, dicono: cazzo, ma chi si aspettava che mi avresti e ascoltato? Invece, se ti dicono lascia stare, tu che fai? Lascia lasci stare. stare. no